Buongiorno e benvenuti in diretta dalla Libreria Bocca di Milano, dalla Galleria Vittorio Emanuele e ovviamente buongiorno a tutti. Allora, oggi molti probabilmente non sapranno che esattamente nel 1908, il 17 agosto, è andato in onda il primo cartone animato, è stato trasmesso e pensate, per 1 minuto e 50 di proiezioni ci sono voluti più di 5 mesi di lavorazione. Allora, nella biblioteca possibile di libri acquistabili da Book and Gallery, oggi vi voglio parlare di un maestro indiscusso dell'arte americana, Edward Hopper. E praticamente vi parlo di questa esposizione con catalogo Schira organizzata da Artemisa in collaborazione col Comune di Bologna al Museo Fava. E praticamente le opere, una sessantina, 58 opere provenienti dal Whitney Museum di New York. E dovete sapere che addirittura al Whitney Museum la moglie ha donato alla morte del marito nel 1968 qualcosa come 3.000 opere, perché poi Hopper ha praticamente indagato tutti gli ambiti dell'arte, disegnatore precoce, perché già all'età di 5 anni, infatti, i suoi genitori decisero appunto di fargli fare la professione, di seguire gli studi artistici. Quindi già all'età di 5 anni disegnava benissimo, incisore, pittore e quant'altro. Lui ovviamente è nato sull'Hudson, quindi nello stato di New York, e diciamo che praticamente lui ha rivoluzionato la pittura moderna della seconda metà del Novecento. Nel 1906 fa il primo viaggio a Parigi, rimane qualche mese e praticamente qui scopre la pittura impressionista. E Hopper ormai è diventato una sorta di aggettivo, nel senso che quando uno parla di Hopper gli viene subito in mente quella che è la sua pittura, un po' come quando si parla di Duchamp o di tanti altri o di Picasso, viene subito in mente nell'immaginario collettivo il genere di pittura. E Hopper fa parte del realismo americano e quindi praticamente sonda la sua ricerca proprio in quelle che sono le abitudini delle persone che lasciano le campagne e vanno a vivere nelle città e nelle metropoli. E in Hopper viene fuori subito la solitudine, l'inquietudine dell'uomo davanti alla modernità, alla contemporaneità, considerato oggi tra i padri fondatori dell'arte contemporanea. Non ha mai aderito a nessuna corrente contemporanea, ma praticamente nel suo stile linguistico e nella sua ricerca ha praticamente rivoluzionato il nostro secolo ancora oggi. È difficile immaginare una qualsiasi opera contemporanea, guarda il cinema, la fotografia, l'arte, il merchandising, senza pensare ha comunque il lascito artistico di questo grande maestro. Tra l'altro, una curiosità, questo libro illustrato con circa 150 pagine, come ho già detto, 60 lavori tra incisioni, disegni e dipinti, praticamente è in super offerta. 30 euro lo pagate solo 14 euro. Quindi che dirvi? Vi aspetto in Galleria Vittorio Emanuele alle Breve Bocca per la Madonna mia ragazzi, che palle! Tutte le volte uno scioglilingua diventa, quindi vi aspetto alla Libreria Bocca per la biblioteca possibile, immancabile Edward Hopper. Poi col prezzo che ha, ragazzi, dovreste comprarne 10 copie a testa. Vi aspetto, una buona giornata domani per la biblioteca possibile. Ah, dimenticavo, il video di ieri è stata una roba straordinaria. Abbiamo qualcosa come 1200 visualizzazioni. Mediamente i miei promo quotidiani della Biblioteca Possibili vanno dai 180 ai 350. Il video di ieri, 1200. Fantastico. L'altro video che un po' si avvicina, ma siamo sotto le 600 visualizzazioni, è quello dedicato ovviamente ai miei carissimi amici siciliani e all'Aqua Green Resort e all'Aqua Beach Resort. A domani, con oggi è tutto, una buona giornata. Ciao!